Informati bene. Scegli la Padania come tuo riferimento quotidiano. In edicola e online lapadania.net. Lasciare che l'immigrazione si autogestisca e si autoregolamenti è impensabile. Bisogna intervenire con giusti provvedimenti rigidi che permettano di avere delle risposte positive in termini di sicurezza. Domenica sera nel comune di Chiuduno in provincia di Bergamo, Eleonora Cantamessa, uno splendido medico di 44 anni, transitando in un'auto con un amico, si ferma, signor Presidente, per prestare aiuto a una persona sconosciuta, ad un uomo indiano ferito in una rissa. Un'auto con quattro connazionali del ferito, i suoi aggressori, ha falciato entrambi, con lo scopo probabilmente, questo ci sono gli accertamenti da parte dei carabinieri, di finire definitivamente l'uomo da loro stessi accoltellato. Visto che ormai girare per le strade è diventata una guerra, io al nome del mio gruppo, signor Presidente, chiedo che l'angelo Eleonora Cantamessa venga insignita della medaglia d'oro al valore militare, perché siamo in guerra. Grazie Presidente. Allarme sociale altissimo, il sistema turistico ha sentito il bisogno, albergatore, di fare una serie di riunioni chiamando le forze dell'ordine per dire per noi è ingestibile, abbiamo bisogno di maggiore presenza, di maggiore vigilanza, soprattutto nei periodi notturni, perché di giorno bene o male stanno tutti svegli. L'alternativa sarebbe la giustizia fai da te. Dalle nostre parti non si accetta questo stato di cose. Grazie Presidente. Il segretario cittadino del nostro movimento stava tranquillamente passeggiando nella città di Brescia, nel centro di Brescia, ed è stato assalito e selvaggiamente picchiato, semplicemente perché è il segretario di sezione della Lega Nord. Ora, non ci si indigna più se un segretario di un partito viene picchiato per strada. Questo è il problema che abbiamo, ma la cosa che mi infastidisce è che a livello nazionale diventa caso la parola sbagliata e non la violenza verso un rappresentante di un partito. Grazie. Informati bene. Scegli la Padania come tuo riferimento quotidiano. In edicola e online lapadania.net.